Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Oggi è il grande giorno, oggi proviamo il domatore a livello 9. Avete capito bene, dopo una marea di tempo sono riuscito ad arrivare a 400 domatori e li ho portati già a livello 9. Devo ringraziare innanzitutto il clan River Plate, grazie ragazzi per tutte le carte che mi avete donato, perché me le hanno donate praticamente tutte, dalla 0 alla 400esima. Non l'ho mai trovata nello shop questa carta, tranne oggi, proprio quando ne avevo 400, come avete visto nella miniatura. Infatti non li ho nemmeno shoppati, dato che il primo domatore che andrei ad acquistare costa ancora 20. Prima di iniziare, come sempre, un pollicione in su che mi sto maxando tutto in no jamming. Grazie a tutti per il supporto, arriviamo ad 8000 like, lo so che ce la potete fare. E lunedì, super collaborazione con Talox. Sono sceso un casino, raga, sono arrivato a 3007, ma vi giuro che ero arrivato addirittura a 3450 dopo il bilanciamento. Mi ha completamente stravolto il gioco, ho iniziato a provare mazzi a ripetizione, ho riprovato l'estrattore, ho riprovato la fireball, ma non sapendoli utilizzare sono sceso perché non so assolutamente vincerci. Però vabbè, sono ritornato, infatti oggi mi sono ammazzato di battaglia, dovevo tornare a 3007, ci sono, voglio tornare a 3008, ci proverò. E questo è il mazzo che sto utilizzando attualmente. Ho tolto il mega sgherro dato che l'hanno nerfato, non è che l'hanno proprio devastato, cioè non è stato un nerf significativo, però togliendogli un po' di danno e ovviamente rallentandolo ho preferito mettere gli arcieri, che sono due e a livello 11 fanno 104 di danno ogni 1,2 secondi. I player li sottovalutano perché quando stanno addosso alla torre, cioè quando colpiscono la torre, la prosciugano, fanno un bordello di danni, sono spettacolari. Costano solamente 3 di elisir e sono molto comodi contro i barbari, contro una cimitero, contro qualsiasi truppetta. Anche ovviamente magari un mastino per quanto riguarda le truppe aeree. Il mazzo è rimasto più o meno lo stesso, tranne per questi arcieri, e ovviamente voi avrete già visto in questo video l'upgrade. Li ho portati finalmente, ragazzi, i domatori a livello 9. Andiamo a vederli: 318 di danno ogni 1,5 secondi. Che spettacolo. Li ho desiderati così tanto. Il prossimo upgrade sicuramente saranno i moschettieri a livello 8, perché a livello 7 sono un po' scarsetti. Me li fanno fuori con una fireball e poi i barbari a livello 11, ma li chiedono tutti, sarà un caos. Supportatemi con tantissimi like, andiamo ad attaccare. Testiamo questo domatore, cerchiamo di tornare a 3008, ma non ce la faremo mai. Infatti ragazzi, non posso più prendere nemmeno le monete, mi sono ammazzato oggi. Che nerd, Grax, siamo contro Imu. Abbiamo la principessa a prima mano e mi mette la trappolozza di scheletri, quindi non spoileriamo la principessa e mettiamo gli arcieretti dietro, che vanno avanti lentamente, anche se hanno nerfato pure la trappolozza degli scheletri e mazzo mastino lavico. Questo non mi piace, questo non mi piace. Ovviamente gli arcieretti vanno avanti, fanno fuori gli arcieri con un... sì, fanno fuori gli scheletri con un colpo e vanno anche sul mastino di livello 2. Molto bene, direi di piazzare subito l'inferno. Mi ha preso il mastino, vabbè, no, non va bene ragazzi, non va bene per niente. Devo mettere subito i barbari, uccidiamo tutto, se no ci prende un fottio di danno. Mette la tronco e la mia torre sta a 1300, ragazzi, male male male. Dobbiamo ripartire, proviamo a ripartire ora, perché i barbari stanno sulla sinistra, infatti si difenderà sulla sinistra. Il domatore non va dritto, mannaggia a me. Zap tattica e il domatore di livello 9 ora fa le buche. Niente, cioè non è che ha fatto proprio per le buche come le volevo, perché la torre sta a 1439. Guardate gli arcieri, ragazzi, i danni che fanno. La mia torre sta a 1115. Direi di fargli sprecare la tronco sulla mia principessa. Infatti ho fatto un hit. Molto bene, proviamo a ripartire. Non dovrebbe avere la cimitero un'altra volta. Non ce la devi avere. Vai domato. E infatti agli arcieri, fantastico ragazzi. Ecco la cimitero, zappa ancora. Vai domato, un hit extra. Sì, torre a 588. Bene così. Però lui ora è carico e sicuramente sarà molto incazzato, perché metterà ovviamente il mastino. Metti sto mastino, io vado col moschettiere però. Metti il mastino, dai che io vado col moschettiere. Vai moschettiere, gli prendo la torre. 1, 2 e forse 3. Madonna mia, non ci credo. Torre a 60 con la zap, non la dovrei prendere. Ho utilizzato una fireball forse sprecata. Mette la tronco, inutile. E cerchiamo di uccidere tutta la roba. No ragazzi, ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato. Ho messo i barbari male. Si sta cagando sotto, infatti sta colpendo a ripetizione. Io direi di assicurarci la torre di destra. Sì, facciamogli sprecare mana da quella parte. La principessa nel frattempo colpisce. Vai domatore, vai domatore. Ha sprecato la zappa, ragazzi, non ci posso credere, non ci posso credere. Dov'è il minatore? Colpiscimi barbari. Ho fatto un fail clamoroso. Ho perso pure, no, mamma mia raga, mi sono cagato sotto. Vai domatore, ha messo la tronco. Sono un pollo io, ragazzi, sono un pollo. Anche se il domatore va sulla torre e colpisce. Vai domatore, un altro, altri due. Un altro, un altro, un altro.
Sì, torra 1004. Metto l'inferno, cerco di deviare tutta quella roba, rimanete fissi lì mentre io uccido il mastino lavico. Va benissimo, subito la principessa e Andrea. No, non ci vado nemmeno, ragazzi, non ci voglio andare. Andiamo così, proviamo a fare il colpaccio della vita. No, dove vai, spiritello? Dove vai? Domatore, Domatore ci prende la torre, grande Domatore di livello 9. Che comeback, era persa quasi. Bene così, ciao Neimu, tanti saluti da Crax. Che partita, il cardiopalma. Siamo a 3757. Doniamo i giganti e ripartiamo. Si riparte e andiamo con la seconda battaglia. Ne faremo probabilmente solo 3. E siamo contro Bex. E Bex non è la birra. Mette subito il gigante roiale e ho messo subito la torre infernale. Avrà sicuramente la zap. Principessa sulla sinistra. Vai principessina. Colpisci. Quanti hit? 1/2. Bene così, bene così. Uccidiamo gli sgherretti e proverei non a ripartire, perché all'altra parte ha messo la fornace. E questa è una brutta partita. Questa è una bruttissima partita. Moschettiere, facci fuori subito il mago di ghiaccio che mi fa un danno clamoroso, e proverei a mettere un bel domatore che salta, ragazzi, e se il domatore salta è un disastro per tutti. Subito barbari, barbari, non colpire, boscaiolo fatto fuori, va bene. Torre avversaria a 1130. Che partite, raga, a questi livelli non ti vuoi fermare un secondo che sei fottuto. Ricordiamoci che il nostro avversario è il gigante royale, quindi moschettiere, non posso prendere colpi dai spiritelli di livello 10 che non lo so quanti danni fanno, un disastro. Distruggiamo gli spiritelli, continuiamo ancora. Ora la fornace l'ha messa a destra, quindi il domatore dovrebbe andare dritto, se non erro, cioè non ha ostacoli. Vai domatore, vai domatore, mette il boscaiolo, lo geliamo e il domatore, non ci credo, torre a 214. Ho messo gli arcieri sulla destra perché sennò il boscaiolo ci devasta la torre di destra, a me di sinistra, sto sbagliando destra con sinistra, però non ci credo, raga, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Torre a 6. La mia torre sta a 857, se non faccio gravi errori forse ce la facciamo. Se non devo fare errori clamorosi, non devo fare. Oh mio Dio, e questi dove li ha tirati fuori? Ma non ci credo, subito sta roba, dammi subito i barbari, se no mi muoio qui praticamente. E con una zappa all'altra parte ci siamo. Ripartiamo, vai domatore, 27 secondi, facciamogli prendere uno spaventone. Mi mette il gigante royale, torre infernale così strategica e facciamo fuori tutto. Va bene, va bene, l'importante è non sprecare assolutamente la zappa, perché dobbiamo prenderci la torre di sinistra. Arriva un boscaiolo molto minaccioso, subito geliamolo. Madonna mia, ragazzi, abbiamo vinto pure la seconda. Sì, mamma mia, che batta. Oh, pure la principessa l'ha presa, ragazzi. Pam, 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 pam. No look. Grande vittoria. Dio mio, che partite, ragazzi. Che partite. Dobbiamo chiudere questo video a 3008. Vai, Crax. Ah, ragazzuoli, mi dispiace tantissimo non poter prendere l'offerta, quella lì a 5 euro per la donazione. Ho Android, purtroppo c'ho il Samsung. Non la posso fare, se no veramente l'avrei fatta e avrei shoppato. Ultima battaglia, siamo contro un... non è un tedesco, cioè c'è la bandiera della Germania, ma c'ha un nome arabo. Aspettiamo la sua mossa, perché qui sicuramente sarà un matchmaking a sfavore. Non piazza niente, quindi gli butto la principessa. Vai principessa, uno, dai un altro. Non se n'è accorto, ragazzi, invece se n'è accorto, mette il minatore di livello 2. Sono l'unico a non avere le leggendarie a livello 2 a questi trofei. E proverei a ripartire, dato che abbiamo un bel moschettiere da dietro. E infatti c'ho pure la zappa, perfetto. Zappiamo, no la fireball, no la fireball. No, moschettiere, fermati sul ponte. Bravo, moschettiere, bravo. Torre a 1730, gigante di livello 9, come il mio domatore. Quindi, immediati, barbaretti. Ho utilizzato ovviamente la fireball, però c'ho gli scheletri sulla torre, ragazzi, c'ho gli scheletri sulla torre. Quelli fanno un male clamoroso. Va bene, va bene. Mette gli sgherri e quindi che cosa faccio? Che cosa faccio? Forse il moschettiere. Sì, vai con il moschettiere. Uccidiamo gli sgherri velocemente di livello 10 e proverei a ripartire. Tanto lui c'ha la fireball, cioè sprecheresti la fireball. Non puoi sprecare la fireball. Vai, domatore. Vai, domatore, invece c'è i barbari. Grax, non cantare vittoria troppo presto. Un hit, nemmeno un hit. Arcieri subito, vai, uccidiamo tutto. Anche il tronco, mannaggia. Però con gli arcieri riusciamo a difenderci abbastanza bene. Premente la partita viene... no, non viene rimessa in pari. Occhio. Metti il gigante, eccolo qua. Rilascio del gigante. Però stavolta metto il moschettiere, perché devo uccidere la streghetta. Bene, ragazzi, bene. Come l'ho predictata. Uccidiamo gli sgherri e direi di ripartire. Sì che ripartire. No, ragazzi, no. Son pollo, son pollo, son pollo, son pollo. Subito i barbari, subito i barbari. Il domatore però va a torre. Il domatore va a torre. Il domatore gli
fa tanto male su quella torre. Mette i suoi barbari. Il domatore, no. Poteva andare meglio, 776. Possiamo vincere, ma non è detto. Arriva il tronchetto della felicità. No, 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 no. Zap, 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 zap. Va bene, va bene, va bene. Ripartiamo, ripartiamo. Cattivi, non usare la fireball che la sprechi. Vai, domatore sulla torre. 12 secondi e si arrende così. Metti il tronco, non è un problema. Grande vittoria. Fermi, 4 secondi, fermi, ragazzi. Grandi così, grande bad boys. 28 trofei e dimmi che sono tornato a 3008. Ti prego, 3008 e 13, grazie a Dio. Comeback con il domatore di livello 9, è davvero devastante. Ragazzuoli, vi ricordo il like, è fondamentale. Dobbiamo arrivare ad 8000, il numero infinito. Noi ci vediamo probabilmente domani con Clash of Clans, quasi sicuramente. Lunedì con una collaborazione con Talox. E buona domenica a tutti, buon fine settimana a tutti. Like e commento, bella ragazzi da Crax. Ciaone, domatore di livello 9. Back home to you.